chiederei un attimo di attenzione a tutta l'Aula su questo ordine del giorno. Si tratta del problema Equitalia. Equitalia è diventata ormai un'emergenza non solo a Torino ma in tutto il Piemonte. Si tratta di una società dello Stato che recupera i crediti per conto dello Stato. Il tema vero non è quello che i crediti non vanno recuperati, anzi, chi deve soldi allo Stato, ai comuni, alle province, alle regioni, deve pagare. Il problema è che deve pagarli in una misura che sia consentito anche riuscire a pagarli. Equitalia sta applicando interessi e sanzioni, more, aggi, compensi e tutta una serie di diritti anche di cancelleria che arriva complessivamente al 120%. Il risultato che ha Torino e provincia: sono state applicate 53.000 ipoteche sulle case in 2 anni e ci sono oltre 70.000 veicoli fermi con le ganasce fiscali. Questo problema riguarda in particolare piccole e medie imprese. Si è parlato a lungo delle quote latte, vorrei che si parlasse anche di questo problema delle piccole e medie imprese, degli artigiani che sono strozzati da questa richiesta coattiva da parte dello Stato, con il risultato che la Regione si sforza attraverso Finpiemonte di mantenere l'occupazione sul territorio e dall'altra parte Equitalia toglie le risorse necessarie agli artigiani che sono costretti a licenziare. Non è una dichiarazione solo mia, questa è una mia preoccupazione, ma è anche il Presidente delle piccole e medie imprese che ha detto chiaramente come in realtà colpisce più Equitalia della crisi economica, e quindi credo che in questo ragionamento ampio che va dal piano lavoro alle imprese sia necessario da parte della Regione fare un approfondimento su questo tema e cercare di trovare anche delle soluzioni. Io credo che questa sia una vera emergenza, va affrontata quindi come tale. Chiedo alla Giunta di prenderne atto e di cercare insieme, perché non è un problema né di destra né di sinistra né di centro, è un appello che io faccio a tutte le forze sia di maggioranza che di opposizione, perché su questo tema non credo che sia opportuno e anzi sarebbe dannoso che ci fossero delle divisioni. Il gruppo del PD voterà a favore di questo ordine del giorno che condivide e siamo convinti che ci sia un'emergenza da questo punto di vista. È una battaglia che il collega Goffi sta portando avanti e che ci vede al suo fianco, perché sappiamo come Equitalia, che è la società incaricata dalla riscossione nazionale dei tributi e quindi è un'azienda di mediazione tra Stato e contribuenti, che si occupa non solo di fare accertamenti e di recuperare in modo forzato i debiti, ma sta usando dei tassi che sono assolutamente dei tassi usurai, e quindi è come se fosse un'usura legalizzata, e questo non lo possiamo più consentire. Noi ovviamente facciamo questa dichiarazione favorevolissima, per dimostrare a maggior ragione che quando ci sono ordini del giorno, proposte, mozioni che sono condivisibili, non ci interessa il colore e la provenienza. E quindi abbiamo seguito in particolar modo, grazie proprio all'attività del consigliere Goffi anche in Comune di Torino, la questione su Equitalia, e ricordo non a caso una splendida puntata sulle reti televisive nazionali in cui ci ha dimostrato veramente la situazione paradossale in cui si vengono a trovare i cittadini, i contribuenti italiani, che a volte addirittura per una dimenticanza, a volte addirittura per degli errori, cioè cartelle esattoriali che vengono spedite dai contribuenti che non dovevano versare quella cifra, si trovano inseguiti realmente in una situazione kafkiana dallo Stato, da una burocrazia addirittura oserei dire stalinista, e si trovano quindi a dover addirittura ipotecare le loro case, le loro macchine, avere i fermi amministrativi. Tra l'altro, per fortuna ultimamente è stata aumentata dal governo la cifra per cui si può aprire una pratica di ipoteca a 8.000 euro, che noi certamente riteniamo comunque ancora bassa, visto i tassi di interesse con cui si cresce il debito facilmente,
E quindi chiediamo assolutamente che sia dato parere della giunta positivo di tutta l'Aula e che ci si impegni realmente a risolvere questa situazione incresciosa di livello nazionale. Grazie. Noi esprimiamo un parere favorevole su questo ordine del giorno, sicuramente meritevole, e sottolineiamo l'impegno che il collega Goffi da tempo ha portato su questa materia, in questa assemblea, ma anche presso l'Assemblea Municipale di Torino. È un problema che tutti noi sentiamo, di diverse categorie, molte categorie economiche sono toccate da questa difficoltà di adempiere agli impegni con il fisco, per cui mi sembra che il Consiglio regionale, proprio in questo momento così difficile da un punto di vista economico e sociale, debba dimostrare la sua attenzione, e quindi condividiamo l'ordine del giorno come è stato poi successivamente emendato, e quindi esprimiamo un parere favorevole. Credo sia un ordine del giorno veramente importante, anche perché impegna nel merito su alcune questioni il Presidente e la Giunta, e io devo dare atto al collega Goffi che il merito di questa battaglia, io lo ringrazio perché di fatto condivido in pieno sia anche il modo e il metodo che ha usato in passato, perché probabilmente non basta solo porre le questioni, ma bisogna trovare anche il modo per scardinare quelle che sono a volte dei muri di gomma. Io mi auguro che su questo tema si possa ritornare e affrontare la tematica in maniera molto approfondita, perché come il collega Goffi ha potuto scoprire nel dettaglio ci sono tante situazioni particolari che hanno veramente del paradossale, e le ricadute negative dei provvedimenti riscossivi in questo caso sono assolutamente peggiorativi proprio per le finalità dello Stato e per le finalità degli enti pubblici, per cui condivido in pieno questo ordine del giorno e ovviamente appoggerò tutti i percorsi che ne porteranno alla sua realizzazione. Grazie. Chiuse le dichiarazioni di voto. Allora, prima di porre in votazione questo emendamento, leggo il dispositivo così come modificato dal proponente Goffi. Quindi impegna il Presidente della Giunta ad istituire in tempi brevi un osservatorio su Equitalia Nomos, con la partecipazione degli enti locali della Regione Piemonte, delle associazioni di categoria e dei consumatori, con l'obiettivo di monitorare il fenomeno e studiare soluzioni per evitare la chiusura delle aziende e l'emergenza abitativa delle famiglie, al fine di individuare le soluzioni idonee ad affrontare l'emergenza, ad esempio l'istituzione di un fondo di garanzia o la impignorabilità delle somme erogate da enti o istituti, tra parentesi Finpiemonte o altri istituti. Vengono tolte le parole creare un fondo di garanzia fino a termini consentiti, e quindi il dispositivo si conclude con le parole o altri istituti. Parere della Giunta. Favorevole. Pongo in votazione l'ordine del giorno. Aperta. Approvato l'ordine del giorno.